Nel caso dei giornali e dei giornalisti italiani, che mi pare stiano facendo da un anno comunque tra chi ha una linea più filo atlantista, chi invece più filo pacifista, Ma per me stanno si può facendo il essere loro filo, dovere. si può essere filo quello che si vuole, a parte il fatto che la stessa cosa non viene riconosciuta a chi la critica questa propaganda, perché Severgnini si lamenta per il titolo del libro, ma per un anno chiunque abbia messo in dubbio che Biden è un santo, che Stoltenberg è un santo e che bisogna mandare le armi, veniva additato anche dal suo giornale in prima pagina la lista dei putiniani. Ecco i putiniani d'Italia schedati dai servizi segreti. Poi i servizi segreti hanno divulgato il report e si è scoperto che 6 nomi su 11 ve li eravate inventati voi sul Corriere della Sera perché non c'erano. Di questa faccenda Quindi abbiamo questa già cosa parlato vergognosa è durata un anno e deve finire perché è stato criminalizzato chi criticava il pensiero unico. L'altro giorno un premio Pulitzer che si chiama Seymour Hersh ha portato le prove del fatto che i gasdotti Nord Stream 1 e 2 non se li è autosabotati Putin dopo averci speso 21 miliardi di euro, sono stati sabotati dagli americani con i loro alleati fanatici del Nord Europa. Questa notizia, firmata da un premio Pulitzer, non ha avuto alcuna udienza. I social di regime l'hanno qualificata come fake news. Noi arriviamo a qualificare come fake news lo scoop di un premio Pulitzer perché non asseconda la propaganda della Casa Bianca. Noi abbiamo raccontato che in pochi giorni la Russia sarebbe andata in default per le sanzioni. La Russia è in ripresa economica. Adesso lo vediamo, il default lo vedremo dal lo stiamo punto rischiando di Paolo noi. Pagliaro. Abbiamo raccontato che Putin era praticamente morto. Gli abbiamo attribuito tutte le malattie del mondo. Ma queste il sono le guerre anche di propaganda dove è difficile per i giornalisti districarsi. Sono tutte citazioni virgolettate in libro, non sono giudizi miei.